Al giardiniere ho chiesto perché le ultime rose cogliesse giù nell'orto ed ecco il viso smorto guardandomi rispose: per il mio bambino morto. E mentre al taglio uguale cadea la fiorita, egli di tanto in tanto la cocca del grembiule alzava con le dita e s'asciugava il pianto. No, bella, proprio bella. Va bene, nonna, sei pronta? Sì. Ok, allora, quando è scoppiata la guerra, tu quanti anni avevi? Dunque, la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata nel giugno del 1940 e io compivo i 4 anni nel luglio del 1940, quindi ero proprio piccola. E come l'hai vissuta? Questa guerra e di cosa avevi più paura? Vissuta all'inizio, probabilmente non avrò neanche capito che l'Italia era in guerra. La paura che ho più grande è stata il buio. Il buio perché c'era il coprifuoco e quindi alla sera non si accendevano le luci. Bisognava andare a letto quando, poco dopo che tramontava il sole. E di conseguenza il buio, anche quando si cenava certe volte, con una candelina che mandava una luce fioca, fioca. E nascosti con le persiane chiuse e sempre al buio, e il buio proprio ricordo che mi faceva paura. E invece a scuola, la scuola com'era impostata? Cosa vi insegnavano? Guarda, la scuola, beh, io nel 42 avrò frequentato la prima elementare. Ecco, ricordo che a volte e mentre eravamo in classe suonava una sirena ed era un allarme di un possibile bombardamento, mitragliamento, perché ogni tanto venivano gli aerei, anche soprattutto inglesi, perché io ricordo che c'era questo aereo che si chiamava Pippo, che ogni tanto arrivava a mitragliare la condotta forzata. Una condotta forzata che era vicino a Sondrio, nella zona di Piateda, per distruggere questa condotta che poi portava l'acqua in una centrale che dava la luce. E questo Pippo ogni tanto lo vedevamo che si arrampicava su questa costa dove c'era questa condotta forzata e mitragliava. E noi eravamo a scuola a volte, quando suonava l'allarme scendevamo tutte in fila negli scantinati, nelle cantine, quello era il nostro rifugio, non c'erano altri rifugi e questo per quello che era la scuola. Quando invece eravamo a casa e eravamo piccoli, quindi prima, seconda elementare, ricordo che la nostra casa era su un pendio e da questo pendio si vedeva tutta la città, si vedeva Sondrio. E quando suonava l'allarme, la nonna e la mamma ci portavano in una vigna sotto un fico e noi sotto il fico giocavamo e ci guardavamo intorno per vedere gli aerei che scendevano a bassa quota a mitragliare la ferrovia. Ecco, pensa alla nostra incoscienza. Eravamo così, così, né felici né tristi, però guardavamo con curiosità questi aerei che mitragliavano la ferrovia. E questi sono dei ricordi che ti rimangono perché anche se sei piccola ricordi questi episodi. E io e le mie sorelle giocavamo sotto il fico, ecco, il nostro rifugio era sotto il fico. E quindi pensa poi, ecco. E per quanto riguarda appunto la vita di tutti i giorni, cosa facevate o soprattutto cosa potevate fare? Dio sai, i bambini giocano e quindi, essendo così piccoli, perché la guerra è finita nel settembre del 45, quindi tu pensa, quando è finita la guerra avevo 9 anni e i ricordi, ecco, ricordo,
che giocavamo in cortile tutti insieme, dei giochi semplici, giocavamo a stella, a rubamazzetto quando giocavamo a carte con le mie sorelle, oppure a scuola, io facevo la maestra già alle elementari con un bastone ogni tanto. Picchiavo le mie sorelle sulle mani quando scrivevano male.